siamo egocentrici, vanitosi, esibizionisti. Chi non lo è? È stato tutto così difficile, così duro. Ho impiegato 10 anni di studio per poter ballare e non è stato uno scherzo. Certe volte, quando vedo che gli altri non capiscono, mi domando perché l'ho fatto se non se ne accorge nessuno. Poi penso che non importa. Io adesso voglio solo ballare. Ci siamo. È partita la sigla e io sono qui, dietro le quinte, raggomitolata in un angolo. In questo momento non ricordo nemmeno come mi chiamo, dove abito e che scuola frequento. Fra qualche secondo entrerò in palcoscenico, davanti a tutto il pubblico e con tutto il mio corso di danza. Ma questo poco importa, perché quello che conterà veramente sarà quell'emozione che dura il tempo del mio pezzo. È una sensazione che riesco a provare solo in quel momento, unica nel suo genere. È come se tutte le emozioni che una persona può provare nell'arco della giornata si concentrassero in pochi attimi. Sento la felicità che entra nel mio corpo, l'inquietudine che mi prende e così adesso non riesco a stare ferma e smetterla di pensare. Ho paura e mi vengono 1000 dubbi. Non ho provato a sufficienza il pezzo, non sono abbastanza brava, però sono allegra, felice, agitata, timorosa, tutto nello stesso tempo. E continuo a non ricordare il mio nome finché non mi chiameranno per dirmi «Tocca a voi!»